Allora, siamo con Dragan Zaric, che entra di diritto nella storia dei tornei Shark Evans, conquistando un anno dopo il suo secondo Remida. E abbiamo qua il nostro mitico Bojan che ci aiuta a tradurre dallo sloveno. Puoi chiedergli, Bojan, se è felice, se è orgoglioso di questo suo record. Evo Dragan, mi prošanje zate, če si zadovoljen, če si ponosen na to, da si praktično postavil en rekord, ne? Že drugič, druga zmaga v Shark eventih v roku enega leta. Ja, normalno, seveda. Assolutamente sì, anche se non si magari vede, non si capisce dalle mosse che lui fa, che è un po', diciamo, particolare. Dai. Ma la giornata di oggi l'ha proprio dominata, ma fin dal day 1 in realtà è stato grande protagonista del torneo. Gli puoi chiedere com'è, se il suo stile di gioco è sempre così, perché tanti, sai, l'hanno criticato, invece tanti hanno detto che è fortissimo, come si sente lui? Pravi, da že od prvega dneva v bistvu dominiraš na turnirju, ne? Zanima ga, a je tvoj stil igre vedno tak, a se pripraviš na field, ki te čaka, ali je to taksi in konc? Znači, odvisno od situacije, ocenem proti kateremu igralcu bom kako odigral in odvisno od kart, igram pa na vse karte, ni za me ono, da imaš par, pa znam. Znači, posebno ga se ne pripravljam. Diciamo che gioca più sul giocatore che le carte in realtà, no? Gioca praticamente tutte le carte, così ha detto chiaramente che gioca tutto e abbiamo anche visto che gioca tutto. Tutto qua, non, nessuna preparazione speciale, lui è così, cioè imprevedibile assolutamente. Va bene, grazie mille, direi che... Sprotni, kaj nima, ne kaj ima u roka, važno je kaj nima, pa da ne ve kaj jes mam. A lui soprattutto interessa quello che il giocatore avversario non ha in mano e non tutto quello che potrebbe avere. E quello ovviamente non deve sapere cosa ha lui. Va bene, comunque complimenti, perché alla fine i risultati gli hanno dato ragione, come, quindi mandagli pure i nostri complimentoni per questo. Evo, čestitke tudi strani blogerjev, evo, svaka čast za zmago, jasno, vsi mislimo tako. Grazie mille allora, grazie.